A Nicola Tubaldi di Recanati di scena la sfida tra Recanatese e Pineto, valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie C. Sfida importante tra le due sorprese del girone B, entrambe appaiate a 21 punti in classifica. Due squadre in grado di proporre un calcio dinamico e spumeggiante. Sulla fascia dei due capitani, il no contro ogni forma di violenza sulle donne. Subito dopo il calcio d'inizio, le prime emozioni. Al quinto minuto, la prima conclusione di Carpani, che però non trova lo specchio della porta. E sarà sempre Carpani al settimo minuto ad essere protagonista dell'incontro. Dopo un bel gesto atletico di Melchiorri, è il numero 8 a trovare una perfetta conclusione a giro che porta in vantaggio i padroni di casa. Per Carpani, quarto gol in campionato. A lui è stato assegnato martedì scorso il premio al Gran Gala del Calcio come miglior centrocampista del girone B della stagione 2022-2023. La risposta del Pineto però non si è fatta attendere. Al 21esimo minuto è Lombardi a cercare la conclusione da fuori aria con un gran sinistro che si perde sul fondo. I padroni di casa insistono e Ferrante, di origine abruzzesi, fa filtrare un pallone al centro dell'area che Melchiorri corregge in rete, ma l'esperto attaccante marchigiano è in fuorigioco. Al 37esimo si fa pericoloso il Pineto con Chakir. La sua poderosa zampata disinnescata da un ottimo riflesso di Meli. Ancora Pineto in avanti al 46esimo, il traversone di Lombardi trova Gambale al centro dell'area, ma la sua girata di testa non trova lo specchio della porta. Nei minuti di recupero del primo tempo, Lipari si ritrova tra i piedi un ottimo pallone. Nel corpo a corpo supera Baggi, ma è bravo l'estremo difensore Tonti in uscita e poi sbaffo in acrobazia, manda alto sulla traversa. Ad inizio della ripresa, sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina, il numero 8 del Pineto, Germinario, da fuori aria colpisce con un potente sinistro al volo, cerca l'incrocio dei pali, ma la sua conclusione esce di poco al lato. È sempre dalla bandierina, al 67esimo, il pallone rimane pericolosamente in aria dopo la conclusione di Terracchi. Botta e risposta con Chakir e la sfera che si perde sul fondo. Passano tre minuti, grande occasione, sempre Chakir, l'uomo più pericoloso del Pineto. Su un buon disimpegno di Terracchi, sulla fascia destra, riceve un ottimo pallone, ma la sfera scheggia la traversa. Senigalliesi, entrato da poco in campo per la Recanatese, ha due grandissime occasioni che però non sfrutta. La prima al 75esimo con il suo destro troppo largo e la seconda al 79esimo minuto, quando occhi negli occhi con il portiere del Pineto manda la sfera alle stelle. Al 90esimo minuto cross di Giambè, altro subentrato, mette in aria un grandissimo pallone che Volpicelli insacca in porta. Settimo gol in campionato per lui ed un punto prezioso in trasferta per il Pineto. È lui l'uomo più decisivo del girone B, con 12 punti fatti conquistare alla sua squadra. A Recanati finisce 1-1 con il Pineto che pareggia in rimonta.